Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vediamo un contenuto sulla planche, oggi parliamo di planche, ok Franco? Ci siamo? Planchiamo. Oggi facciamo la planche. Tra l'altro sarà un test per il microfono perché ho provato ad abbassare, ho imparato, me l'ha detto Domingo in realtà, io l'ho imparato sul come abbassare il microfono, perché devo sempre tenerlo in basso, quindi se si sente piano chiedo scusa, ovviamente. Calibrerò la prossima volta, adesso l'ho messo al minimo perché di solito era sempre sparato in aria. Comunque, nel contenuto di oggi cosa andiamo a vedere? Una problematica, andiamo a risolvere sempre dei problemi sulla perdita del bacino nei planche push-up, ok? E andiamo ovviamente a riprenderli dalla base, perché poi non è importante tanto la propedeutica, ma il metodo, ok? È il metodo con cui si va ad impostare l'allenamento. Perché cosa può succedere nella pratica dei planche push-up? Che facciamo finta anche di farli in tac, ok? Franco inquadra. Io sono una persona, Luca, ok, sono Luca, che va ad eseguire una prova di planche push-up, ok, perché ritengo di essere già avanzato come forza per poter eseguire questo esercizio e voglio fare forza per arrivare a propedeutiche più avanzate, ok, quindi vado ad eseguire in questa maniera. Questo qui è un tuck planche push-up, ok, semplicemente. Vado in planche, quindi mi sbilancio, sono in tac, scendo, gomiti che non si aprono, scapole che non si elevano, rimango sempre, quindi bello compatto, scendo ovviamente non devo forzare una protrazione in discesa, quindi non è che devo scendere così, ma un po' la vado a perdere. Quando ritorno spingo e torno in protrazione. Il bacino dovrà seguire tutte queste movenze. La cosa difficile è proprio questa, quindi un errore che capita molto spesso e che poi ci fa perdere tutta l'impostazione e che non riusciamo mai poi a tornare nella posizione predefinita di planche, ok? Quindi non ci permette di essere in realtà efficienti in questo allenamento, è la perdita del bacino. Quindi cosa accade a Luca che non sapendo come allenare la planche ci prova e inizia a fare i tuck push-up così come gli vengono, ok? Inquadra bene Franco? Succede, ed è molto comune purtroppo, per mancate, per un percorso diciamo non seguito step by step di solito, succede questa cosa. Quindi vado su, scendo regolare, torno così. Poi magari scendo di nuovo, torno così. Si vedeva Franco? Sì, tutto squilibrato. Esatto. Quindi la discesa magari la mantengo anche, certe volte non si mantiene neanche la discesa, e quando ritorno vado a perdere il bacino. Questo da cosa è dovuto? Può essere dovuto da tanti fattori in realtà, non solamente da uno. Può essere dovuto semplicemente da una mancanza di forza. Quindi non ho la forza per sostenere quella intensità in quel determinato sbilanciamento. Quindi il mio corpo cosa fa? Va a ridurre il carico da solo, senza neanche dircelo, non ce ne accorgiamo. E nel pratico cosa succede? Vado a perdere lo sbilanciamento. Ok, quindi non rimango più in questa tensione, vado a calarla e il bacino di conseguenza scende. Ok? Un altro motivo può essere appunto quello del perderlo già in discesa, quindi discesa io perdo la tensione che ho in avanti sulle dita, perché in planche se sono sbilanciato la tensione ce l'avrò davanti, inizio la discesa e subito vado ad inclinare il gomito. Guarda, fai vedere Franco. Io adesso lo simulo da un planche lean, ok? Fate finta che sono in tuck planche. Scendo, vado subito a fare questo. Sul palmo. Ok? Quindi faccio una cosa di questo tipo. Vedete? Vado totalmente sul palmo. Di conseguenza sbilancio totalmente indietro il peso, un po' come sulla verticale, ok? Questo Quello è un accade. errore di propriocezione, o no? Però bisogna capire da dove deriva questo errore, perché ok che andiamo a metterci in quella posizione, dobbiamo capire che dobbiamo stare sbilanciati. Può essere un errore, come dice Franco, propriocettivo, quindi semplicemente devo accorgermi di questa cosa ed evitarla perché ho la forza necessaria per sostenere l'esercizio sbilanciato. Oppure devo martellare e potenziare ancora bene. Io partirei quindi innanzitutto da esecuzioni più basilari, se abbiamo questo problema in una determinata propedeutica. Quindi andare a scalare la propedeutica è questa la base. Ma cosa dobbiamo andare a fare? Io consiglio movimenti isocinetici, ok? Partiamo ad esempio da una planche lean. Va bene, Franco? Sì. Partiamo da una planche lean, ok? Andiamo ad aggiustare il movimento lì, perché di solito gli errori partono sempre da una base.
Io vedo le planche lean che eseguono magari i ragazzi che si fanno seguire da me per la prima volta, che arrivano, faccio sempre fare dei test ovviamente. Tra l'altro, se volete informazioni sul mio coaching online, sotto in descrizione trovate il modo di come contattarmi. E vedo appunto sui... Ah, MyProtein, My non protein, si vede. Codice sconto. Non si vede? Non si vedeva? È un po' scuro. Come scuro? Vabbè, si franco? Vede, dai. Non, tu perché non la, vedi? La scritta non si vede. Non la tu non la vedi? Aspetta. Secondo me la gente la sta vedendo, ma tu non la vedi, Franco? Sì, da più lontano si vede. Ma stai scherzando? È uno scherzo. Franco? Allora, codice sconto MyForense, mi raccomando. Nei planche lean push up, quello che vedo è una cosa di questo tipo. Il più delle volte, ragazzi, cioè... Qua si tratta veramente della maggioranza, va bene? Quindi non è che è una malfunzione motoria che hanno la maggioranza delle persone, ma è un deficit di conoscenza. Cioè non si conosce la reale impostazione, si tende a copiare i movimenti, probabilmente magari da, non lo so, da influencer che fanno vedere, tipo sai tu TikTok, contenuti non troppo approfonditi che vanno lì, fanno vedere questo è il planche lean push up, poi passiamo allo step do, senza neanche spiegare troppo. Io dico, ragazzi, dovete approfondire, perché altrimenti poi prima o poi vi bloccate. Cioè proprio si crea il blocco, perché tutti hanno un punto debole, e se non lo potenziate, se non andate a levigare bene la skill, no Franco, tu devi andare a modellare... Tu che sei un tornitore, Franco, cioè sì. cosa fai, no? Vai a modellare il pezzo, no? Bravo, vai a modellare, no? Stessa cosa bisogna fare con le skill, se no rimangono grezze o siamo predisposti. Mi dicono che parlo troppo, poi mi dicono che per spiegare una roba che ci vorrebbero 2 minuti ce ne impiego 20. Un attimo. Ed è questo il punto, ragazzi, non ci vuole 2 minuti per spiegare, ci vogliono 20 minuti per spiegare una cosa, ok? Cioè, ragazzi, bisogna andare a levigare. Adesso vanno di moda i reel su Instagram, quelli che in un minuto ti spiegano tutto. Esatto, io mi domando, no, da cosa derivi magari la peccata conoscenza, perché uno conosce l'esercizio ma non conosce l'impostazione, quindi secondo me può derivare anche da questo, no, da sti contenuti un po' troppo veloci. Ci vuole tempo per migliorare, ok? Quindi, planche lean push up, qual è l'errore che vedo fare spesso? È questo qua, appunto. Culo alto. Ti sembra sbagliata, Franco, l'esecuzione? Sì. Che cosa vedi di sbagliato? Il sedere. Ma io non so se ti sentono perché ho abbassato il sedere. Il sedere, hai detto? Eh sì. Che cosa ha fatto il sedere? Rimaneva più alto rispetto al busto. Bravo, Franco, rimaneva più alto rispetto al busto il sedere. E uno potrebbe controbatterti. Ho capito, ma io l'ho tenuto in linea. Non è che ho fatto questo. Beh, non seguiva proprio la linea. Vabbè, allora anche questo è scorretto. Così è rimasto fermo, ok? Ma è scorretto, non deve rimanere fermo. Se noi andiamo a scendere, noi dobbiamo far seguire il sedere, ok? Cioè non è che dobbiamo attivamente farlo seguire, dobbiamo passivamente rimanere compatti. Un pezzo unico. Un pezzo unico, esatto. Quindi ci mettiamo in planche lean, e la planche lean, ragazzi, dobbiamo conoscerla: l'attivazione del gluteo, quadricipiti contratti, protrazione scapolare, attivazione del dorsale, ok? Mi raccomando, gomito sempre che punta in avanti, cioè scusatemi, l'inserzione del bicipite che punta in avanti, mani un po' extraruotate se avete il problema di mobilità, ci andiamo a posizionare e rimane questa la posizione. Quando scendiamo, tutto l'allineamento che abbiamo creato deve rimanere tale, ok? In prospettiva a se stesso, non a una linea parallela che vi immaginate voi nella vostra mente. Quindi, fai vedere Franco bene da di lato, questo è corretto, ok? Questo è corretto, questo è scorretto. Si vedeva, Franco, la differenza? Sì. Ho cercato anche di non enfatizzarlo tanto, perché non è una questione di enfatizzare o meno, è una questione proprio di attivazioni. Il fare i planche lean push up in maniera perfetta, cioè proprio deve essere un ideale perfetto, ci aiuta a portare poi il controllo nei tuck push up. Quindi, delle metodologie per allenare i planche lean push up, diciamo andando a levigare questo movimento e andare a rallentare tantissimo il movimento, ok? Consiglio di partire con un rallentamento in eccentrica. Possiamo aumentare anche i secondi gradualmente, quindi in base al nostro livello, questo, ragazzi, va tutto contestualizzato, per questo vi dico fatevi seguire, cioè il coaching online o il coaching dal vivo, però fatevi seguire da una persona competente, ok? Perché se fate a casaccio, i risultati saranno tali, cioè a caso, può essere che migliorate, può essere che non migliorate. Se invece avete... Succede? Non so se si sente, ma ha suonato pesante.
perché oggi proprio avranno riconosciuto il video. Sì, sì, ma ci vedono, eh. Sì, sì, ci spiano. Capitano, non ci seguono, ragazzi. Ci spiano qua. Ci spiano. E quindi andiamo a, non lo so, ad esempio, tre secondi a scendere, tre secondi a salire, ok? Oppure tre secondi a scendere, un secondo a salire, va bene? È un fan. Sono dei fan. Dipende, come detto, dal vostro livello. Guarda, ci sono sulle scontrarci, c'è lo scontro. Inquadra, guarda. Minchia. Sono scontrarci tre. Cosa lo suonavo? Ah, si scontrano. Sembra, Quindi, 3 secondi a salire, 1 secondo a scendere. Quindi magari salita anche più veloce della discesa in un primo momento. In un secondo momento potremmo anche invertire le cose. Quindi magari discesa regolare, controllata ma regolare, salita in 5 secondi. Ci metto 5 secondi a salire. E il mio focus quale sarà? Non solo la velocità, ma al mantenere il controllo, le attivazioni, quindi il focus, in quella risalita lentissima. Facciamo un esempio pratico, ok? Faccio una discesa di 3 secondi, 1, 2, 3, e una risalita di 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? È corretto se sentite il dorsale che lavora, è corretto, e anzi, vi consiglio magari di inserire degli esercizi di riscaldamento con attivazioni dorsali, proprio per andare a richiamarlo di più se avete quella problematica, ovvero di non riuscire a percepirlo bene. Passiamo in atti ancora più pratici. Vieni, Franco. Loop band. La loop band, signori, è fondamentale. Anzi, spostiamola di là, che quindi non si vedono i treni da qua. Andiamo di là, Franco. Franco. Montaggio della loop. Faccio il doppio giro perché è vecchia ed è troppo smolla. Allora, se anche siete, ragazzi, alla Advanced Hack, alla One Leg, alla Straddle, se siete alla, voi che avete la Straddle Planche, vi sentite Dio sceso in terra, la full planche avete, ma poi vi andate a fare i planche push up fatti male, ovvero, non lo so, andate in Straddle, fate finta che sono in Straddle, non lo vado di certo ad eseguire perché, cioè, assolutamente no. E fate tutte quelle robe così, malfatte, magari anche con gomiti larghi, no? Rimbalzati, cioè che non sono dei push-up a tenuta di forza. Cioè, ma veramente, ragazzi, ve lo dico, che non ci va niente, li saprebbe fare anche Franco. Ok? Rimbalzati. Tu, Franco? Rimbalzati, sì. Esatto. Ma se ne vedono fare, di queste cose. Cioè, quello è il punto, non dobbiamo confondere il movimento estetico, che pare difficile, con un'attivazione funzionale. Ok, quindi noi cosa ricerchiamo? Cos'è che ricerchiamo, Franco? La pulizia. Ok, ma ok, la pulizia, ma cos'è che ricerchiamo? Il gesto, Franco, devi fare. Cosa devi fare? Cosa la ricerchiamo plancia. Noi? Franco, cosa vuoi ricercare? La forza. Allora, noi ricerchiamo la forza. Ok, dobbiamo diventare più forti, quindi se non controlliamo muscolarmente, no, non stiamo diventando forti. Ok, stiamo diventando abili a chippare, a compensare, quindi andiamo a fare crossfighter. Okay. Mamma mia, sti moschini. Quindi, vieni, vieni. Si riparte con delle attivazioni semplici, ok? Che magari potete fare anche in advanced tac, se le sentite facili in tac, però dovete essere coscienti, dovete essere capaci di padroneggiare queste cose prima di poter pensare di andare a fare full planche, straddle, push up fatti male, ok? Se volete avere un'esecuzione pulita, non viene per caso, viene con l'allenamento, quindi mi raccomando, dedicate attenzione a questi dettagli. Quindi anche qua stesso concetto dei planche lean push up, andiamo a metterci la loop band. Forse è tesa troppo, vabbè, ti cazzi. Massimo si spacca. Metti un po' di profilo, Franco. Vabbè, lì, va bene. Il nostro focus è ritornare sempre in protrazione scapolare dopo ogni push-up, ok? Quindi in spinta scapolare e in attivazione proprio perfetta. E ogni rep deve essere a sé stante, quindi non è che una rep è collegata, non è... Io, guarda, vedo come la scrittura in corsivo e lo stampatello, ok? Le esecuzioni, ma su qualunque esercizio, tranne sul bodybuilding che potete andare in corsivo, però sul powerlifting, sul calisthenics, sulle esecuzioni di forza, dovete scrivere in stampatello. Ok? Qual è la differenza, Franco? Cioè, hai capito il paragone, la metafora o no? No. No. Questo, guarda, ti faccio vedere in corsivo cosa vuol dire. Questo è il corsivo. Ma sai che il corsivo, Franco, è collegato, sono le lettere collegate, no? Franco?
Che cosa stai dicendo? Non ti sto seguendo. La scrittura in corsivo, sai cos'è il corsivo? Sai com'è? Modalità di scrittura. Che è collegata a una lettera ad un'altra. Nello stampatello invece. Ah, sì, bisogna separare. Sì, sì. Hai capito il paragone con l'allenamento? No. È che il corsivo. Cosa fanno? Cittano. Parla tutto. Forte, Franco, che non ti sentono. Franco. È che nel corsivo fanno le cose fatte male. Ma non fatte male, collegate una ad un'altra. Questo è il corsivo, guarda. Hai capito? Non c'è una reppa a sé stante, sono tutte quasi è come se stessi facendo, non so, panca per bodybuilder, no? Panca ai cavi. Invece lo stampatello deve essere così. Quindi, ben protratto, scendo, pan. Bisogna separare ogni ripetizione. Ogni ripetizione. Se no, è una questione di focus. Io non vado a mettere il focus sul concludere la serie. Cioè sul, sì, sì, l'importante è che lo faccio. C'è l'inizio e c'è la fine. No. C'è ripetizione 1, c'è la ripetizione 2, c'è la ripetizione 3, la 4, la 5 e via così. Quindi ognuna delle ripetizioni deve essere importante, raffinata, ok? Proprio deve essere focata. Ma tu concordi in questo che sto dicendo, Franco? Eh beh, ovvio, non è che faccio. E adesso hai capito la differenza tra corsivo e stampatello? Sì. Eh? Sì. Quello lì. Quindi ragazzi, questo è tutto, questo è quanto, ok? Sto provando a pensare se c'è altro da aggiungere, ma voglio che esca un contenuto che sia chiaro e limpido. La loop band è importante, va contestualizzata, non dovete abusarne di loop band, ok? Soprattutto se avete difficoltà a percepire il vostro reale peso corporeo, quindi per persone che pesano tanto, ok? Non va abusata. Non va abusata la loop band. Usate perché... quella spessa, quella verde. No, non va abusata proprio perché se andate a perdere la percezione del vostro peso corporeo nelle esecuzioni, vi sembrerà ancora più amplificato poi quando la date a togliere. Se vi abituate. Pesate il doppio poi. Sì, perché vi abituate a lavorare con loop band, magari avanzate di forza anche, e quindi andate a provare cose più avanzate. Poi andate a toglierla, vi demotivate perché quelle cose non vi vengono e vi vengono ancora più difficili pure quelle più facili perché vi sentirete pesanti e non avete migliorato la tecnica con quel determinato carico, perché è un carico, ok? È come se steste lavorando con un determinato carico col bilanciere, con la loop band andate a scalare un po' di carico, ok? Basta. Spero che vi siate appassionati, spero che vi siate svegliati un po'. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!